Il bacio consiste tipicamente nel contatto tra le labbra di una persona e quelle di un'altra. Secondo alcuni scienziati di filematologia, ovvero la scienza che studia le funzioni e gli aspetti del bacio in una coppia, durante questo contatto si ha una notevole diminuzione dello stress. Un bacio può addirittura darci la carica motivazionale che ci serve per superare una determinata situazione o farci rilassare in un momento difficile. Oltre a questo, un bacio racchiude tutto ciò che a parole non riusciamo a comunicare. La scintilla di un'esplosione d'emozioni, un'esplosione che può farti vedere il mondo anche ad occhi chiusi. In sostanza, dentro un bacio c'è un attimo di eterna felicità. Forse non hai ancora capito l'effetto che mi fai. A volte vorrei scriverti che ho bisogno di correre da te. Corro perché ho bisogno di un tuo bacio. Sì, vorrei dirti che senza le tue labbra davanti, parlare non mi piace. Vorrei dirti che senza i tuoi baci la vita è una lunga apnea d'amore. Perché in un bacio posso ricordarti quanto ti amo. In un bacio posso urlare al mondo quanto tu per me sia la persona più bella che abbia mai incontrato. E vorrei solo che nonostante tutto tu avessi sempre voglia di un mio bacio. Anche se nervoso, arrabbiata. Anzi, in quei momenti vorrei baciarti il doppio. Baciarti e in quel bacio farti sentire protetta, senza chiedere il permesso, senza valutare se è o meno il momento giusto. Sì, voglio crederci, voglio credere che non c'è nulla che un bacio improvviso non possa risolvere. Baciami, dammi un bacio che riesca a togliermi il fiato, un bacio che riesca a togliermi le paure, un bacio che non sia solo un bacio che sia una promessa. Le cose più belle della vita non sempre si vedono con gli occhi, a volte serve un bacio.